è il 1990 e la casa italiana Cagiva è reduce da un mondiale disastroso. Il presidente Castiglioni minacciò il ritiro dalle corse, ma a dare una mano alla Cagiva fu Yamaha, che gli fornì una 500 competitiva con un pilota con esperienza, ovvero Eddie Lawson. L'esordio dell'americano con Cagiva è subito buono. In Australia, Giappone e Spagna finisce sesto, in America quinto e a Misano finisce terzo. Questi ottimi risultati portarono Lawson a una sesta posizione mondiale, ma la svolta arriverà la stagione successiva, che però non partì nel migliore dei modi, ma in Ungheria arrivò il grande momento di Lawson e Cagiva. La gara all'Ungaroring viene fermata dopo un giro e al riallineamento Lawson decide di partire con le gomme intermedie al posto delle gomme rain. Inizialmente Lawson parte lento mentre i piloti con gomme rain si mettono davanti dando un grosso distacco. Successivamente però smise di piovere e la pista iniziò ad asciugarsi e Lawson ovviamente iniziò a recuperare posizioni su posizioni. E a due giri dalla fine, Lawson passa il leader del GP Chandrel, sul quale aveva 37 secondi di svantaggio. Quel giorno ci fu la prima storica vittoria di Cagiva e l'ultima storica vittoria del grande Eddie Lawson, che si ritirò a fine della stagione.